Non ho detto che non lo posso mai vedere, quindi questo perché non c'è. Allora, Campi Grigi e Fiori Rossi con l'autore Cristian Pizzati che è qui con noi e qui dovrei fare delle domande, però non ho voglia di farti delle domande, nel vero senso della parola, non andiamo con le interrogazioni, ti dico quello che più che altro, ecco, ci sono dei temi, delle linee che ho colto all'interno del libro, poi prima sentivo che già se ne stava parlando, quindi continuiamo. E c'è una trama, questo libro sicuramente è un thriller in fondo, quindi dobbiamo stare anche molto attenti a come ne parliamo, perché sennò ci svegliamo cose che non devono essere Ci svelate, quindi svegliamo. assolutamente dobbiamo stare attenti. Però ci sono dei temi. Più che dei temi, dei protagonisti non umani, che io ho sentito molto, molto presenti nel libro. Allora, innanzitutto il tempo proprio come, non il tempo solo della narrazione, ma proprio i tempi storici, i tempi in cui si svolgono le azioni, questo andare avanti e tornare indietro, focalizzarsi su poche ore, un quarto d'ora per poi esplodere in 40 anni prima. Ecco, questo il tempo è importante, direi, in questo romanzo. Che dici? È un'impressione mia o è proprio la cosa che mi ha colpito subito questa? Il tempo è sicuramente una delle parti che sono decisive. Uno perché il tempo è quello dell'ambientazione del momento che è il 1986, viene sviscerato, però il tempo è anche quello degli attimi indimenticabili, che sono l'attimo in cui c'è uno scambio, un'occhiata fra due ragazzi, un bacio, oppure l'attimo in cui viene scoperto il cedimento della persona che può uccidere. Quindi sono tanti momenti che vanno a completare il discorso e lo fanno in un modo che è assolutamente vago, nel senso che, come tutti, spesso dei momenti arrivano quando non si aspettano e quindi non hanno una cronologia certa. E quindi si continua a oscillare come un pendolo tra il passato ed il presente. Si continua così per tutto il libro, cercando di andare a approfondire quelli che sono i discorsi di continuità e di discontinuità dei personaggi nell'arco della loro storia. Quindi questa è sicuramente una tematica attenta e per tutto il libro c'è un'attenzione proprio all'esatto momento, nel senso poi chiaramente le date sono quelle del 1986, cioè il martedì, chiaramente il martedì che troverete nell'86, e le ore hanno un significato sicuramente decisivo. Così come le hanno i minuti che scandiscono i processi che scandiscono gli interrogatori che andranno poi a definire chi ha ucciso la ragazza trovata morta nel. Perché, appunto, come dicevo, è un thriller in tutti i sensi. Però non è solo quello, è in fondo un affresco anche questo libro. È l'affresco di un'epoca, di anni che abbiamo tutti vissuto, che ricordiamo, qualcuno da bambino, qualcuno un po' meno, però sono gli anni 80, gli anni 80 a Milano, famosa Milano da bere, siamo nell'86 in modo particolare, l'anno proprio centrale, poi come si è detto tante cose appunto esplodono in altri momenti. E forse ecco il secondo protagonista, la seconda protagonista è proprio Milano, proprio questa città in quegli anni, in quel suo momento con i suoi protagonisti, con quelle caratteristiche che ne hanno proprio disegnato un'epoca ben precisa che riconosciamo anche da un punto di vista linguistico, di parole nate in quel momento, l'epoca dei paninari piuttosto che di Uffizi, che inizianti. Perché proprio questo momento?
Allora, Perché tu eri un ragazzino in quell'epoca, sì, posso dire, questa è tu eri un bambino. la domanda di tanti, ma come mai infatti qualcuno che ha 10 anni più di me mi fa, io queste cose le ho vissute e te no, quindi non capisco perché in effetti poi quando si è ragazzini gli eventi vengono amplificati nella testa e chi ha 10 anni di più assume un fascino che è incredibile, quindi nasceva da qua la motivazione. Che poi chiaramente ha dovuto seguire, come era nel mio precedente libro, L'Alterno Andrea Contadini, che era ambientato durante la Prima Guerra Mondiale. Anche in questo caso bisognava fare una ricerca storica, che era una ricerca storica che non riguardava soltanto gli eventi che dovevano essere precisi, ma riguardava anche altre tematiche, la musica che doveva essere quella del momento, e quindi l'ambientazione doveva sempre essere precisa il più possibile. E perché Milano? Milano da bere che non vuol dire nulla, nel senso che è vero che però ha il suo fascino, ma in verità la narrazione è una duplice narrazione e quindi in questo caso Milano è come i personaggi che la vivono. C'è una Milano duale, è la Milano di Prada e di Armani, ma è la Milano in cui nel vicolo buio il ragazzo si fa le pietre. È l'uomo, è la mamma che è innamorata del figlio che fa di tutto per lui e per troppo amore può fare cose che non deve fare. È il ragazzo che è innamorato della ragazza, però quando questo amore non viene corrisposto può fare del male. È il musicista che è sballato in un locale, che deluso della propria vita può fare un errore. Quindi ci sono una somma di personaggi che nascono dall'ambientazione, infatti parlo di noir più che di giallo, perché il noir va a determinare quella che è l'ambientazione dello spazio. È sempre un gioco fra il chiaro e l'oscuro e credo che capire chi ha ucciso il personaggio si riuscirà a farlo soltanto seguendo questa linea che segue fra il chiaro e l'oscuro, ci porterà a capire il tutto. C'è un momento in cui, che può apparire anche stupido nel libro, c'è una ragazza, una paninara, diciamo così, che a un certo momento si trova in un burghi, nel burghi di San Babila, e mentre scorrono alla TV delle immagini che sono quelle della Band Aid, cioè del concerto per i poveri, del concerto per i ragazzi poveri e denutriti dell'Africa, lei si guarda intorno, a un certo punto sente quasi un malessere e gratta con il dito la formica, quasi volesse grattare quella superficie per andare oltre. E quindi questo testimonia la sua voglia di andare oltre quella del suo Moncler, oltre quella superficialità che è soltanto comunque a volte un'apparenza, perché in effetti poi nel 1986 ci sono delle tematiche importanti, drammatiche e che mi hanno spinto a rivedere determinate situazioni collegate con quello che era il Covid, e cioè il momento in cui ho scritto il libro. Allora, ti faccio una domanda che so che agli autori non bisogna fare mai, ma io te la faccio lo stesso. Tra i personaggi ce ne sono non tantissimi, però quelli che ci sono rappresentano veramente un mondo. Io ne ho un paio di preferiti, devo dire la verità, in modo particolare. Lo so che non bisogna dirlo, perché è come chiedere a un genitore quale figlio preferisce, però. A quale dei tuoi personaggi o a quale rapporti tra i personaggi tu ti senti più legato, ti ha preso di più anche nel momento della costruzione di questo libro? Allora, i personaggi parlano tutti un po' di me. Si va dal commissario che è un commissario che interpreta la sua professione in modo un po' particolare e un po' fuori dalle righe, e che poi è la persona che accompagna tutta l'indagine. Diciamo che è un commissario nonostante, perché decide di diventare commissario quasi in risposta all'intellettualismo
degli anni 60 e 70 del padre, e quindi decide di scostarsi totalmente e di prendere una via più muscolare, anche se poi rimarrà sempre una sua vicinanza cerebrale a risolvere i casi in un certo modo. Si potrebbe parlare di Pierre, che è un personaggio che forse mi assomigliava di più a livello giovanile. In verità vado un attimo in controprendenza per poi chiedere anche il personaggio preferito alla dottoressa, ma in verità il personaggio che preferisco è il brianzolo dark dell'epoca noir, perché rappresenta molto bene quella che è la copertura del suo vero carattere, con il nero che porta addosso, e anche la sua difficoltà di esternare quelle che sono le sue sensazioni e i suoi desideri, che sono dettati dalla sua vicenda personale, che è trattata in 4 paginette veloci ma molto sentite. Beh, poi chiederemo anche a chi è qui, che so che ha letto il libro, perché chi preferisce, o perché proprio sui personaggi sentivo che prima si parlava. Nessuno in particolare, ma in generale. Allora, io, per soddisfare la tua curiosità, amo molto chi apre il libro, il Netturbino. Devo dire che quella del Netturbino è una storia, no, perché è una persona reale, perché allora, il Netturbino è il mio vicino di casa. No, non sto scherzando. No, è il mio vicino di casa, che tutte le mattine dalla ridente d'Andico nella Bresciana parte e alle 4 del mattino va a fare il Netturbino a Milano. E di conseguenza io sono partito con lui, nel senso che io, se devo raccontarti questa storia, voglio vedere com'è esattamente alle 5 e mezza, anche le luci che vengono descritte quando viene stata morta la ragazza. Allora io per 3-4 volte mi sono partito con lui e mi ha accompagnato a vedere quella che è la Milano dei Navigli, e quindi è un personaggio reale, tanto che poi in alcune presentazioni fatte in Bresciana lui compare all'inizio, in cui dice 2 parole, però effettivamente oltre a essere un top seller, perché ormai penso che abbia venduto un centinaio di libri, dicendo che lui è il protagonista da tutti i Netturbini di Milano, perché ogni tanto a lunedì passa ho 10 libri con delle cose. No, però effettivamente quando si parla di un personaggio che anche identifichi realmente è molto interessante e bello, quindi come anche un discorso di amicizia, e poi andare con lui raccontava anche un po' quello che era il suo sentimento, e quindi è sicuramente decisivo. Viene da chiedersi spesso, leggendo, se certi personaggi sono reali. Perché poi quando è l'unico quello? Una volta. Le Corvino, l'unico reale. Sono tutti reali. È troppo. Sono troppo. Descritti in modo troppo puntuale, devono esserci dei riferimenti. Quando lo presenteremo a teatro, ci sarà un ragazzo, Pier Pesciano, chiaramente, che è un mio caro amico, che secondo me personifica perfettamente Bresciano, che poi è l'unico che effettivamente ha fatto veramente poco come teatro, perché gli altri sono tutta gente di Soresina che però recita in compagnia, e lui invece però deve recitare la sua parte, quindi ma la cosa interessante comunque è che sui Navigli una mattina alle 7:30 finito il nostro diretto, in cui volevo anche capire dove collocare la ragazza morta, entriamo in un bar alle 8, c'era un nonnetto mattina che beveva il bianco, allora ci sente di fianco e parliamo un attimo, a Soresina conosco benissimo, perché c'era un pittore che si chiamava il Barbaccio. Ti hanno nominato qua? Sì, infatti. Perché vero, esiste. Al momento va questo qualcosa che sa. Sì, il Barbaccio, perché era amico, andavamo al derby con Walter Chiari, e poi a un certo punto c'era il Barbaccio che era diventato il pittore della Mala, cioè praticamente andava a dipingere tutti i personaggi della Leggera milanese. E a un certo punto c'era un cavallo che correva
a San Siro, che era chiamato il Barbaccia. Poi il Barbaccia perché Chiari lui sosteneva, dopo una serata in cui erano ubriachi, ma cosa vuoi che facciamo? Siamo dei Barbaccia, perché lui ha preso il nome da lì. Effettivamente poi esiste. Cioè, è poco noto, è noto a Milano, però il Barbaccia era un corbari, era figlio di un panettiere soresimino. Quindi... Poi, mosso, ho detto vado a vedere se infatti aveva ragione, aveva raccontato una verità. Poi i personaggi sono, cioè, mi piace parlare, sono più i personaggi quasi del racconto, effettivamente. Infatti io, anche nell'altro libro, che partiva da tre situazioni specifiche, che sono quelle di cui parlo sempre, perché io parlo di quello che conosco, che era l'Alta Lunigiana, e poi facciamo un discorso a parte sulla donna, non parlo sempre solo di uomini, ma è molto importante parlare della donna. C'è l'Alta Lunigiana, c'è la bassa Cremonese, bassa Bresciana. Anche in quel caso arrivavano da zone di confine e partivano durante la Prima Guerra Mondiale, e lì si raccontavano tutta una serie di storie di guerra un po' particolari, ma che però erano tutte raccontate. E le storie di contadini della bassa Bresciana venivano riprese e spostati indietro di qualche anno, anche in base a racconti avuti per cui di Singers si fa un po' di tutto. Ma veniamo al tema della donna, perché nel primo libro è un libro in cui la donna non esiste, perché era un libro in cui si parlava dei soldati, c'era la mamma che aspettava a casa, qualche donna che veniva immortalata, però io ho sempre ritenuto molto difficile parlare delle donne e ho sempre avuto un grande timore. Perché... Magari ricordiamoli i tuoi altri libri, i tuoi titoli, quindi La terra non andrà ai contadini, tutto. La terra non andrà ai contadini, eccolo. E questo? E quello che parla di guerra. Quello sulla Prima Guerra Questo mondiale. È sulla Prima Guerra Mondiale, e poi parla molto delle lotte contadine nel soresinese e cremonese con Miglioli. E... Ecco, questo è più un romanzo storico, ma tra l'altro alcuni personaggi vengono ripresi da Campi Grigi e Rossi, per cui è un continuo. Nel senso, prima c'è uno, poi arriva l'altro, io ho usato due tagli diversi, e però diciamo che sono anche complementari come racconto, tanto che il commissario è il figlio di uno, ecco. Esatto. E Cristina erano due, e arriviamo a parlare di Cristina, che è una donna. Vabbè, Cristina è una che è una donna che è molto luce ed ombre, nessuno più di lei ha luce ed ombre, c'è questo grande amore per il figlio, è un figlio che comunque è omosessuale, e viene raccontata la sua storia, lei che parte giovanissima dalla Lunigiana, una sorta di miracolo a Milano, arriva in quegli anni, ha un matrimonio sfortunato, diventa la proprietaria di un pub e rappresenta una donna forte e fragile, e questa è una tematica che magari è più difficoltosa quando l'ho raccontata in Lunigiana, però io credo che quando si parla anche di migrazione, di queste situazioni, non è che ci sono solo le migrazioni e comunque le persone che hanno successo, però spesso il fatto di unirsi, di creare e di integrarsi nascono anche sui passi di chi ha sbagliato, di chi fa degli errori, per cui non mi piace fare le biografie. In questo caso è un personaggio con anche dei lati molto duri, però era interessante trattarlo. Così come il discorso di Giulia, che è la ragazza che muore, che effettivamente è qualcosa che però va al di là come donna di quello che vedono come figura quasi incorporea. In verità lei è una sua identità, e pur essendo una ragazza della Milano Bene, è una ragazza che ha la sua personalità, i suoi desideri, quasi vive male questo essere una ragazza di copertina, tanto che probabilmente anche per scelta preferisce frequentare un ragazzo che viene dalla bassa Bresciana e frequentare un dark un po' strano che arriva dalla Brianza. Questa è una delle cose che non perdona il padre, che è un faccendiere, e quindi qua si parla anche degli appalti truccati, della Milano di un certo tipo. Ci sono un po' di tematiche che ho inserito. Ce ne sono molte, e una importante, torno sul discorso del Covid,
io l'ho scritto e l'ho completato in quel periodo di forzata pausa per molte persone, e chiaramente certe situazioni, la solitudine, la paura che vengono esemplificate in un Villa, che è questo imprenditore che a un certo punto si ritrova in una Milano in cui tutto è vuoto, in cui non sa con chi parlare e vorrebbe trovare una persona di qualsiasi tipo per dirgli anche solo ciao e dirsi un caffè, ma non la trova. E quindi questo senso di solitudine e di paura è anche quello dell'AIDS che comunque stava imperando. Adesso l'abbiamo un po' dimenticata forse, però era una cosa che assolutamente andava a marchiare anche le persone, e su questa base c'era anche un determinato modo di andare a concepire quella che era l'omosessualità e affrontare queste tematiche. Mi interessava poi comunque anche, a un certo punto lo dice la madre per il figlio, che anche per quanto riguardava il discorso dell'omosessualità, questa, ma penso che sia ancora ripetuto, quando si supera un certo livello, quando uno è bito di moda, allora va bene, però invece il ragazzo semplice che arriva magari la vive in modo diverso. Quindi ci sono anche diversi parametri per andare a raccontare questo tema. E io spero di averlo affrontato con sensibilità, però non è un tema facile, e il rapporto della mamma con il figlio è comunque centrale di questo amore comunque universale che viene riversato sul figlio, ma un po' per tutto c'è sempre questa paura che è rappresentata bene dalla copertina del libro, che rappresenta un fiore e rappresenta il naviglio, e questo fiore rosso che riesce comunque per la persona che arriva in una Milano tentacolare a rappresentare la passione, però la troppa passione, che è il sangue che scende, può portare anche a fare qualcosa che non va bene. Qui sì, l'amore universale, però a volte il troppo amore può diventare qualcosa di lacerante, di lacerante, di colpevole. Quindi devo fare una domanda a lei personalmente. Lei dov'è? Dove ha vissuto? Io? Milano o in queste terre? Allora, io le ho detto che parlo delle zone che conosco, quindi i miei sono originari della Lunigiana di Pontremoli. Io sono nato comunque a Soresina, loro sono migrati negli anni, subito dopo la seconda guerra mondiale, intorno al 55, quindi poi si è trasferito mio padre, chiaramente, poi ho sempre vissuto a Soresina e da 15 anni sono sposato e abito nelle zone della Bassa Bresciana. Quindi io parlo di Brescia, parlo di Cremona, parlo della Lunigiana e parlo di Milano, perché ho fatto l'università a Milano. Non Allora, io la mia prima tematica non era neanche un libro, era un opuscolo che avevo scritto anni fa, avevo scritto qualcosa relativo a Amos e Zanibelli, che era. Posso aprire una parentesi? Certo. Amos e Zanibelli, noi abbiamo fondato un simbolo culturale, forse. Ah. Perché tutta una storia, epoca che io tutto qua abbiamo fatto durante lo scritto. No, ma era una vita fa, nel senso che poi tra l'altro mi apre delle memorie, che tra l'altro si era creata anche
una situazione anche di amicizia con la figlia, che aveva fatto di Como, se non sbaglio, che mi aveva passato diversa documentazione. Pieralda, una signora bionda. Sì. Ecco, Pieralda, esatto. Stava a Como. Como? Non lo so, io la stiamo frequentavo quando avevo 16 anni, non so adesso dove sia. I gruppi di lettura vanno avanzando anche a questo. Ecco, da lì avevo scritto questo non era un libro, era proprio una piccola ricerca, però mi ero molto appassionato al discorso del bolscevico bianco. Bolscevico bianco. Chiaramente La terra Andrea Contadini è un libro che parla di queste situazioni. E viene ricostruito e la parte finale è proprio dedicata alle lotte contadine. Poi c'è la morte di Paulli, che da me è ricostruita in modo fantasioso. Penso che se ha queste tematiche mi farebbe piacere chiaramente che leggesse il mio libro. Sì, che poi quella morte di Paulli non è mai stata chiara, non si è mai capito bene. Io quindi gioco fra le cose dette e non dette, mi invento uno scontro. Però ecco, anche su questo ho cercato di essere il più possibile attento e preciso sulla documentazione. Io vengo da romanzo storico, cosa che da cui voglio un po' staccarmi, anche se è comunque un romanzo alla fine storico, quello dell'86. Poi il primo libro serio che avevo scritto parlava dei migranti della Lunigiana verso la Lombardia, quindi Barsanotti, e poi verso la Svizzera, verso il Sud America, che era tutta ricerca storica. Poi mi sono mosso alla Terra dei Contadini, che è già più romanzato. Adesso vorrei andare sul romanzo puro, però questa è la mia formazione. Sì. C'è la casa dei contadini, che è quello che è triste, perché poi alla fine quando arriva mi sembra che è il 56. Nel 1956 arriva la casa per i contadini. Il peccato, che qua c'entra anche con il fatto che poi partivano per Milano, è che ormai in Cascina non c'era più nessuno. Nel 1956 quindi non gli interessava più. Quindi la battaglia è stata lunga, però purtroppo è arrivata tardi. Sì. Germana, vedo che lei ha delle pagine segnate. No, allora... Mi si sente, vero? Ma è perché non mi piace fare le orecchie, piego la pagina a metà. Si nota meno. Le orecchie no, non ho molto da dire. Soltanto mi ero segnata all'inizio, perché già secondo me l'inizio dall'immagine... dirà che all'inizio ha scoperto l'assassino. No, lei è una professionista di queste cose. Devo fare, perché mi avete chiesto, perché ho piegato le pagine, ma devo fare una premessa. A me piace leggere i polizieschi e piace leggere i noir, ma qui l'aspetto del poliziesco è quello che mi ha preso di meno. Non lo dico in senso negativo, lo dico per valorizzare la positività di tutto il resto, perché è strapieno di vite. Quindi io adesso l'ho riletto, perché l'avevo letto l'anno scorso, quando è stato presentato al FICO. Beh, allora lì la prima volta ero stata più attenta alla vicenda della ragazza che... Però avevo colto che c'erano tante vite dentro, tanti protagonisti dentro, e non minori, nel senso che sono ricche di particolari, ricche di sentimento, ricche di dettaglio. Anche questo povero commissario, che insomma io me lo vedo lì con le lenti spesse, semicieco, molto solo, però rassegnato in positivo, e neanche tanto rassegnato, ha fatto una sua vita. È una persona sensibile, una persona forse atipico come immagine fisica di commissario, però c'è un motivo anche per quello. Ecco, va bene, ecco. E poi c'è la signora, quella Cristina che abbiamo nominato, che mi è piaciuto che avesse l'età che ha, cioè è una donna adulta con una storia dietro,
che coglie degli aspetti delle persone che frequentano con grande pacatezza, chiarezza, senza sentimentalismi, accoglie tutti, inquadra, eccetera, e poi ha i suoi problemi. E poi va bene, abbiamo già detto il Netturbino e tutto quanto. E questo è reso molto bene, cioè è reso in un modo leggero ma ricco di particolari che fanno cogliere la personalità di questi protagonisti. Rileggendolo ci si avvicina ancora di più, cioè lo sto rileggendo volentieri perché conosco meglio i protagonisti e mi rendo conto che ci sono tanti aspetti significativi della loro personalità che non avevo colto e che li rendono molto vivi e molto veri. Infatti è per quello che prima ho chiesto, ci devono essere dei riferimenti anche di persone vere, perché ci sono troppi dettagli. E ieri, mentre rileggevo, adesso guardavo ma non la ritrovo più quella pagina, è una pagina in cui si descrive un momento del padre della ragazza che ritorna a casa, si trova da solo, fa una serie di cose meccanicamente, così. Ecco, ha un ritmo di scrittura che ti fa vedere la persona con la velocità e il nervosismo con cui fa queste cose. Quindi è un modo di scrivere che non è di tutti, per tutti i personaggi, per quello è così, però che anche nel ritmo della scrittura aiutano a vedere il personaggio di cui si sta parlando. Quindi a tanti livelli. E poi l'ultimo che ho trascurato, perché prima voglio vedere la vicenda, poi voglio conoscere le persone, il terzo giro lo dovrò fare sulla musica. Perché ci sono troppi riferimenti musicali. Quelli politici va bene, Ambrosoli, purtroppo io me li ricordo perché ho qualche anno in più. Cioè, per fortuna, non so. Però adesso mi manca il giro della musica, perché quello lì ho detto lo faccio dopo con calma. Io ho mixato un po' anche sulla musica, sono andato dalle cose proprio commerciali a qualcosa un po' disparito come garbo. Ci sono tanti riferimenti. Ecco, questo si è capito che mi è piaciuto, evidentemente. Sì, fin troppo generosa. Ecco, quello che a me piace come a livello di scrittura. Infatti c'è l'altro libro che addirittura lì spudoratamente parto e ci sono 4-5 punti, dico fotografia 1, fotografia 2, fotografia 3. Io mi immagino proprio dei momenti. Sì, è come se avessi davanti un quadro, no? E poi io lo descrivo. Sì. E quindi procedo più che come trama, come foto e foto, e salto avanti, indietro e scarrello. E questo si coglie nella lentezza, nella velocità della scrittura. Esatto, quindi cioè, è come se avessi una... Nella puntualità anche di certi interessi. A me mi piace adesso una volta che il padre della ragazza, questo è Villa. Quando ha presentato al commissario i compagni, gli amici di sua figlia, cioè, è una cosa che a volte vivi con le persone, non ti dicono solo chi è l'altro, questo figlio lì, in un momento sociale ci sarà anche l'arrivo delle persone, quindi questo figlio che si è fatto, quindi non ci parli i nomi dei compagni e della figlia come amici. E tutti voleva classificare e agitare lo stato sociale. Questo è il figlio del primario, quell'altro è il figlio che amava poco i due ragazzi che lui non capiva più mai. Ma la cosa su Villa è un personaggio che a me ha creato delle difficoltà, nel senso che io su tutti sono andato abbastanza, cioè, con i lati positivi e negativi, bene. Però per quello che fa durante il romanzo Villa, personalmente, portando un giudizio morale alla situazione, trovo che fa una cosa così sbagliata che io non riesco a, per cui nel momento in cui muore la figlia e io devo raccontare come umanamente un padre soffre, non riuscivo. Cioè quella pagina lì continuavo a ripeterla perché dovevo comunque dare un minimo di umanità a suo uomo, ma
non riuscivo perché ero veramente in difficoltà, perché lo vedevo così negativo, che essendo così negativo non aveva quel bagliore di luce. Per questo è un personaggio difficile. Beh, qui non ci sono personaggi semplici, comunque. bisogna dirlo. Parlare di personaggi semplici qui è abbastanza difficile. Poi ci sono un paio di amici che si perdono che un po' via, un po' tranquilli, gli amici del gruppo. Un paio che è il padre della, chiamiamo la barista Cristina, per me è meraviglioso. Non era proprio un modello di cosa, però fa un po' di tenerezza alla fine. Sì, beh, poi, diciamo che poi andando a ritroso, questi personaggi sono i protagonisti del libro prima. Ah, ecco. Per cui si va a scoprire com'era effettivamente, perché cioè, poi era un donnaiolo, quindi viene raccontata la sua storia e andando un po' a memoria, mi ricordo. L'altro libro termina nella piazza Garibaldi, di Soresina, in cui c'è la morte di Paulli, viene implicato anche questo ambulante toscano e c'è il padre del commissario, che era Elia, che era un deputato. Sì, allora non era deputato, era semplicemente uno studente. E c'è lui che aspetta al bar l'amico che è impegnato in una delle stanze superiori delle case di Garibaldi con una donna, e quindi si conclude così l'altro romanzo per dire com'era il personaggio, e quindi anche questo qua nasceva da dei riferimenti, quindi un ambulante che durante i mercati ammiccava le donne con questa coda di cavallo lunga. Ecco, quindi ci sono allora due libri da leggere, non uno, due da leggere. Ma perché poi si possono leggere, trovo che sia interessante il fatto che si possono leggere anche da soli, anche se sì, certo. Perché all'inizio la paura era sì, scrivo una cosa con seguito, però se non ho letto quello prima, siccome poi si parla che non è che i miei sono best seller, per cui diventa anche un po' difficile, invece credo di aver trovato il modo di dare una continuità, ecco. Quindi non si coglie nessun vuoto. Bene. Allora direi che abbiamo parlato del libro, adesso non resta veramente che leggerli a questo punto e aspettare i prossimi. Col prossimo, se stai già lavorando su qualcosa. Diciamo che il prossimo andrà sugli anni 90, con un genere che sarà totalmente diverso rispetto a noir e romanzo storico. Ah, bene. Abbiamo anche un'anticipazione. Sì, vediamo. Perfetto, va bene. Allora io ti ringrazio naturalmente. Io ringrazio i presenti, è un onore essere qua in Biblioteca Statale e anche le persone che mi hanno seguito. Siamo collegati, noi continuiamo con questa formula mista e continuiamo a leggere, quindi alla prossima per tutti quanti, che non mi ricordo quando sarà come gruppo di lettura, voi sarete sicuramente più preparati di me. E qual è il mese prossimo? Forse il prossimo è quello di aprile, potrebbe essere quello di aprile, forse quello in inglese, che non è nient'altro che Alice nel mondo delle meraviglie, Alice oltre lo specchio, però lo si propone in inglese, parliamo in italiano, sì, tranquillamente, non ci sono problemi. È un progetto tra l'altro dei nostri ragazzi del servizio civile e quindi lo gestiranno loro questo e sì, si è scelto l'inglese più che altro per fare una riflessione sull'importanza della traduzione, sì, proprio una riflessione sulle traduzioni. Alice, sia Alice che il Paese delle Meraviglie, che io la traduco così, ma in realtà è una traduzione che a cui ci siamo affezionati, e Oltre lo specchio, e sono due libri ricchissimi di poesie, di giochi di parole, di rima, e che in italiano talvolta rendono, talvolta non rendono i nomi stessi dei personaggi, e quindi i nostri ragazzi hanno deciso di proporre una riflessione in questo senso. E mentre invece il prossimo appuntamento lo ricordo più o meno tutti, è venerdì 18 prossimo, però esatto, niente libri, musica, è un concerto. Andiamo di sopra, saremo di sopra nella sala conferenze, è un concerto di chitarra a cura del Liceo Musicale Stradivari,
e ce ne saranno tre, appunto, e poi il 25 marzo presentiamo invece noi un libro nostro, che è un'opera decisamente importante, impegnativa, soprattutto impegnativa, cosa importante lo deciderà qualcun altro, ma impegnativa sicuramente, che è il volume sui codici miniati e decorati della nostra biblioteca, e ci sarà anche una mostra, li metteremo in mostra tutti quanti, anche con una sorpresa, sarà esposto per la prima volta il nostro un oggetto, un rotolo lungo 6 metri, va bene, è decorato e miniato, non è mai stato esposto qui a Cremona, ed è nostro, che è un po' peccato, quindi invitiamo tutti, comunque sul nostro sito, come al solito, ci sono tutte le... Ci sono... allora, è una bella collaborazione tra noi e l'Università di Pavia. I curatori siamo la sottoscritta, Marco D'Agostino e Pierluigi, Marco D'Agostino che insegna paleografia e toricologia, Pierluigi Mola che insegna invece storia dell'arte moderna, sempre a Pavia, e hanno collaborato a questo libro dei giovani laureati e laureandi, sempre della, in questo caso della facoltà proprio del Dipartimento di Beni Culturali di Cremona, sempre dell'Università di Pavia, quindi abbiamo lavorato un po' in sinergia per qualche anno veramente non moltissimo, perché un anno e mezzo è stata una corsa, e grazie anche a un progetto del Ministero di Digitalizzazione. Quindi questo ci ha permesso, da un piccolo progetto siamo riusciti a arrivare a questo. Poi c'è naturalmente aprile, maggio e giugno sono già occupati, quindi ci vedremo il gruppo di lettura, però sarà appunto il 29 di aprile il prossimo gruppo di lettura con le segnalazioni. Quindi grazie a tutti, grazie, grazie a tutti. All'autore. Grazie. Bene. Grazie.